Per la verità, lei sa che in quell'occasione non ho partecipato purtroppo né al video né alla manifestazione collaterale, diciamo. E le scinderei, diciamo, le due occasioni per impegni istituzionali, no? Non per altro. E penso che, insomma, il documentario, che credo non abbia colore, insomma, quando c'era Berlinguer, mi sembra che possa cogliere nella storia non solo dell'uomo, anche di quel tempo politico, anche di quell'idea politica, no? A distanza di anni, una occasione per aprire un ulteriore dibattito politico, ma questo senza schemi, senza, diciamo, essere necessariamente catalogabili o catalogati, voglio dire, tra l'altro non mi sembra che ci sia un'assonanza tra, diciamo, quel tempo, il documentario e le vicende, perché insomma mi sembra proprio che non ci sia. Credo che la Film Commission abbia fatto di comune accordo con l'associazione Basilicata 1799, diciamo, hanno condiviso l'idea di promuovere una proiezione perché potesse aprire, diciamo così, un dibattito nella società lucana. Forse la coincidenza si è prestata ad una interpretazione, per l'amor di Dio, alzo le mani, anche legittime, ma le posso assicurare che non c'è assolutamente nella volontà, e parlo della Film Commission, di piegarsi a logiche di appartenenza. Del resto, diciamo, chi la dirige e chi compone quella fondazione, sappiamo perfettamente, non è di nomina politica, assume, ha assunto una funzione sempre, diciamo così, scevra dalle appartenenze, dalle filiere, e credo che il lavoro che stia facendo la Film Commission sotto gli occhi di tutti sia pregevole, sia lodevole, e sia anche per la Basilicata, diciamo, di grande ritorno. Io dico economico, sociale, di brand, di lievitazione di conoscenza, di cultura e anche occupazionale. Del resto lei sa, come sanno i consiglieri, quanto si sta compiendo in queste ore, in quel di Castelmezzano, quanto si sta compiendo in queste ore a valle di un bando espletato sul de minimis per la produzione di audiovisivi o di cortometraggi o di produzioni cinematografiche. Io penso che queste cose oggettivamente, che hanno una originalità se non una esclusività in campo nazionale, consentono, diciamo, di essere, diciamo, scevri nel giudizio, nelle valutazioni, e non farci appartenere dalla logica del sospetto che dietro ad una manifestazione, io credo che le campagne elettorali non si vincano più così, per cui ritengo sia anche infruttuoso eventualmente fare una cosa del genere. E io penso invece che dobbiamo, ma lei bene ha fatto, diciamo, a scandire questa cosa, perché è stata una, a mio giudizio, lo dico conoscendo, diciamo, i soggetti artefici, una mera coincidenza, e che credo non abbia minimamente interferito, poi tra l'altro, nel merito della contestazione effettuata. E riterrei opportuno, lo dico insomma, consigliere Giri, con grandissima laicità, insomma, che la sottolineatura anche sulla nomina che ha fatto in ultimo della sua presentazione di interrogazione colga nel segno, perché alla modifica dello statuto della Fondazione, che si appresta, diciamo, a mettere in campo questo, insomma, su questo fronte un lavoro anche a più voci, io credo che la composizione del CDA, della fondazione, debba appartenere, diciamo così, alla competenza e al merito, non debba, diciamo, appartenere sostanzialmente a una scelta per appartenenza o per amicizia. Io credo che la Basilicata ha uomini e ha personalità nel settore che possono ben rappresentarla anche all'interno della Fondazione, e penso che in questo la politica, che deve assumersi la responsabilità di una nomina, debba
debba dotarsi anche di suggerimenti preziosi in questo caso, che il Ministero competente può darci, improntati suggerimenti solo ed esclusivamente alla competenza e al merito. Grazie Presidente Pittella, prego collega Leggeri. Grazie Presidente, io rimango sempre dell'idea che 4 giorni prima non andava fatta, appunto perché si tratta di 4 giorni, onde evitare di dare adito a dubbi interpretazioni, come ha detto lei Presidente. Penso che, insomma, non voglio usare brutti termini, ma sia stata fatta proprio una cosa non giusta.